Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo di tecnica di corsa. Perché questo? Innanzitutto perché ho ricevuto una marea di messaggi che mi chiedono quando la faccio, come la faccio, è meglio farla, è meglio non farla. Secondo, perché gira su YouTube un video di un allenatore internazionale molto molto importante che praticamente sembrerebbe dire di non fare tecnica di corsa. In realtà lui dice una cosa estremamente diversa, che per i master che hanno poco tempo per allenarsi è molto meglio che dedichino il loro tempo al correre e a fare il lavoro di tecnica di corsa correndo che a fare delle sedute di tecnica di corsa in maniera specifica. Che cos'è la tecnica di corsa e che esercizi si possono fare per migliorare la tua tecnica di corsa, ma anche qual è l'esercizio principale anche di potenziamento che un master può fare per non perdere una seduta lavorativa di chilometri, ma per migliorare la propria postura, la propria muscolatura e la propria tecnica di movimento. Per oggi chiamiamola così. 1. Andature. Ho fatto anche dei video sulle andature. Queste sono le tecniche di corsa di base. Chiaramente hanno bisogno del loro tempo, pertanto non puoi farle pretendendo di togliere del tempo alla tua corsa normale. Vanno fatte in più. Secondo, e questo è quello che si consiglia a tutti e che per quanto mi riguarda io faccio fare a tutti i miei atleti in fasi particolari della stagione, quando si è abbastanza lontani da impegni di gara importanti, le ripetute in salita brevi, o meglio degli sprint in salita quasi a tutta forza, ma controllando la propria postura. Devi correre bene con la caviglia, con il ginocchio, con le anche, con le mani, con i polsi, con i gomiti. Devi correre in maniera composta. Il fatto della pendenza, l'omino che corre in pendenza, il fatto della pendenza ti aiuterà a aumentare anche la cadenza, perché in salita accorci per forza il compasso e aumenti il numero di passi al minuto in più. Poi portati sul piano ti farà andare molto più forte. Nello stesso tempo, quando tu impari a correre bene in salita, stai anche facendo forza muscolare a carico naturale, stai aumentando la cilindrata del tuo motore. Anche per oggi, Dago Coach è tutto. Più run e meno stress. Ciao!